una commovente processione in casa del giovine sacerdote Don Arturo Filomarino. Visite di condoglianza. Tutto il vicinato stava a spiare, dalle finestre e dagli usci di strada, il portoncino stinto, imporrito, fasciato di lutto, che così, mezzo chiuso e mezzo aperto, pareva la faccia rugosa di un vecchio che strizzasse un occhio per accennar furbescamente a tutti quelli che entravano, dopo l'ultima uscita, piedi avanti e testa dietro, del padrone di casa. I Fortunati, una novella che fa parte di una trilogia, diciamo così, di tre novelle, che si intitola Tonache di Montelusa. I Fortunati ci permetterà di indagare il rapporto spesso spinoso tra Pirandello e la religione, il cristianesimo inteso in senso evangelico e la Chiesa cattolica con tutto il suo apparato clericale.